What time do you have? Oh, you have to be over. 3:45. Anything happening that's a possibility? Big jobs? I hope so. We'll see what happens. Well, he said that his brother felt. Eric e Derning sono due membri della prelatura dell'Opus Dei, due persone che, come altre 75.000 nel mondo, di tutte le razze e di tutte le condizioni sociali, desiderano vivere radicalmente la loro vocazione cristiana di battezzati, santificandosi nella vita di tutti i giorni, nel lavoro, in famiglia, come contemplativi in mezzo al mondo, cercando la santità nelle cose ordinarie, nella consapevolezza che Dio ti aspetta proprio lì, nelle mille preoccupazioni di ogni giorno, come nel caso di Erning, quella di dover fare una buona pesca, unica fonte di sostentamento per la propria famiglia. È il messaggio dell'Opus Dei, lanciato da un giovane sacerdote di 26 anni, José María Escrivá, nella Spagna degli anni 30 e destinato, nonostante le difficoltà e le incomprensioni, a essere diffuso nel giro di pochi decenni in tutto il mondo, con la vitalità stessa del messaggio evangelico e con tutta la sua carica di perenne novità. Siate perfetti come perfetto il mio Padre Celeste. È possibile per un uomo, per una donna, vivere il Vangelo nella sua pienezza, vivere una vita di santità senza essere costretti a separarsi dal mondo, dalla famiglia, dalla professione, qualsiasi essa sia, anche quella più insolita? Non solo è possibile, ma è proprio attraverso il lavoro più umile o la professione più prestigiosa che si possano raggiungere i vertici della santità. Come? Santificando il lavoro, qualsiasi esso sia, fatto bene, nel migliore dei modi, per offrirlo a Dio. Santificandosi così attraverso il lavoro e santificando di conseguenza gli altri attraverso il lavoro, a cominciare dall'ambiente familiare, dai propri amici, dai colleghi. La materia della santificazione, dell'incontro con Dio, è dunque il lavoro, sia quello del pescatore sia quello dell'esperto di fotografia. Ciò che lo santifica è l'amore di Dio con il quale viene fatto. E il lavoro fatto meglio è quello fatto con più amore di Dio, sia esso il più umile di questa terra. È il segreto dell'Opus Dei, un messaggio semplice e originale, ma con una carica dirompente. Quella carica che permette al cristianesimo vissuto con profondità e con coerenza di trasformare il mondo dall'interno in senso positivo, sia in una delle 7.000 isole delle Filippine, sia nel cuore di una metropoli della civiltà dei consumi. La santità non è mai mediocrità, scriveva Monsignore Escrivá negli anni 30, è l'eroismo della perseveranza nelle cose ordinarie. La chiamata universale alla santità, l'espressione più bella e la sintesi stessa del Concilio Vaticano II, era stata anticipata dalla vita sacerdotale e dagli scritti di José María Escrivá, che il 2 ottobre del 1928 aveva visto l'Opus Dei in tutta la sua prospettiva apostolica universale, dall'America all'Oceania, dall'Africa alla Scandinavia. Opus Dei che si sarebbe rivelato, come aveva previsto, un mare senza sponda, non perché fosse merito suo o di quanti vi aderivano, ma perché era essa stessa Opus Dei, opera di Dio. Ecco come il fondatore racconta la sua vocazione sacerdotale e il modo attraverso il quale ha potuto realizzare l'opera. Había un chiquillo che cominciava a rompere l'amore. C'era un ragazzo che cominciava a presentire l'amore. Che cominciò ad essere certo che Dio voleva qualcosa da lui. Ma non sapeva cosa fosse. E allora lui, che non pensava di farsi sacerdote, disse: forse per questo cammino arriverò a sapere quello che il Signore vuole. Chiese dei pareri. Prima a suo padre. E a suo padre, che non aveva mai visto piangere né prima né dopo, gli uscirono due lacrime mentre gli diceva: io non mi opporrò. Se le saltarono due lacrime e le dijo: io non mi opporrò. Pensalo. Pensaci. La vita del sacerdote è vita di sacrificio, di donazione agli altri.
di rinunzia agli amori della terra. Agli amori della terra. Piensalo. Pensaci. Lo he pensado mucho. L'ho pensato molto. Pues adelante. Allora avanti, io non mi oppongo. Te presentaré a... Molto bene, ti presenterò ad un amico che ti potrà orientare. E così fece. E ese sacerdote después... Después... E quel sacerdote poi... Poi... Aveva 26 anni. Grazie di Dio e buon umore, e niente altro. E doveva fare l'Opus Dei. E nada más. E tenía que hacer l'Opus Dei. Y decían que era loco. E dicevano che era pazzo. Ed avevano ragione, loco completamente di... pazzo. E continua ad esserlo. Continua loco. Eccolo qui. Aquí está. Por eso he venido a Santiago. Perciò sono venuto qui. Porque per questo vi amo con tutta l'anima mia. Perché sono por completamente pazzo. Per amore di Cristo. Porque estoy loco perdido. Por el amor de Cristo. Y sabes cómo pudo? Por los hospitales. E sai come ce l'ha fatta? Grazie agli ospedali. Cargò di enfermos. Quell'ospedale generale di Madrid, pieno di malati, poverissimi. Alcuni distesi nella corsia perché non c'erano letti. Quell'ospedale del Re si chiamava, dove non c'erano che tubercolotici. E allora la tubercolosi non si curava. Ora non è una malattia, ora si cura. I medici hanno progredito moltissimo. Los médicos han adelantado mucho. Y esas fueron las armas. Para vencer. Y ese fue el tesoro para pagar. Quelle furono le armi per vincere. E quello fu il tesoro per pagare. E quella fu la forza per andare avanti. E a questo si unì la calunnia, la falsità dei buoni, che si sbagliavano senza accorgersene, sicuro, e ai quali voglio molto bene. Il Signore a calci ci ha portati in tutto il mondo. E siamo in Europa, in Asia, in Africa, in America e in Oceania, grazie ai malati che sono un tesoro. Grazie a los enfermos. Che sono un tesoro. E non se mi olvidará. E non dimenticherò quella povera creatura che io, giovane sacerdote, stavo aiutando a morire dopo l'estrema unzione. E gli sussurrava all'orecchio: benedetto sia il dolore. Questa è liberazione. Amato sia il dolore.